Il 12 febbraio 1980 è un martedì. In quel giorno la violenza delle Brigate Rosse irrompe nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. Il bersaglio è Vittorio Bachelet, docente dell'Ateneo e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Colpito a morte, Bachelet spira tra le braccia di una sua assistente che quel giorno compiva 29 anni, Rosy Bindi. Non era difficile colpire Bachelet, non solo perché non aveva la scorta che volutamente aveva rifiutato dopo che era stata trucidata la scorta di Aldo Moro, ma era fedele ai suoi orari, quindi il martedì soprattutto non mancava mai a lezione. Era una persona indifesa, la stessa Anna Laura Braghetti scriverà anni più tardi, fu un gioco da ragazzi uccidere Vittorio Bachelet. Eravamo al termine di una lezione e ci trovammo nella solitudine più assoluta perché nel frattempo le Brigate Rosse avevano fatto sgombrare l'aula diffondendo la voce che c'era una bomba, per cui ci trovammo soli e fu facile per loro colpirlo. Insomma, quello è un momento che consegniamo anche al silenzio dei ricordi e della commozione. Perché le Brigate Rosse hanno ucciso Vittorio Bachelet? Ma le Brigate Rosse hanno colpito in quegli anni gli uomini migliori della tradizione cattolico-democratica. Quelle persone che servivano fedelmente le istituzioni, che riuscivano a creare unità. Credo che non sia stato un caso il fatto che sia stato ucciso nel quello che lui riteneva il servizio civile più importante, l'insegnamento, la vita universitaria, alla quale desiderava ritornare anche dopo l'impegno nel Consiglio Superiore della Magistratura. E lì c'era il cristiano, ma c'era il professore e c'era il servitore dello Stato. Nel momento in cui l'aratro della storia scavava a fondo, rivoltando profondamente le zolle della realtà sociale italiana, che cosa era importante? Era importante gettare seme buono, seme valido. Anche per l'Azione Cattolica il Concilio pone un problema di profondo rinnovamento. Quello che i terroristi uccidono non è solo un uomo delle istituzioni civili, ma anche una cruciale figura ecclesiale, colui che traghettò l'Azione Cattolica italiana nella Chiesa del Concilio, attraverso quella che venne definita la scelta religiosa, ovvero la fine del collateralismo politico con la Democrazia Cristiana, in favore del primato di una fede incarnata che spende i suoi talenti in ogni ambito di vita. Vittorio Bachelet era naturalmente un maestro, un formatore, quindi stare accanto a lui ha voluto dire innanzitutto apprendere gli elementi essenziali della scienza giuridica, perché io l'ho conosciuto e incontrato prevalentemente in sede universitaria. Ma ha voluto anche, per me ha significato molto perché essendo già militante dell'Azione Cattolica trovavo in lui una grande sintesi tra i valori ecclesiali, i valori della fede e l'impegno civile e l'impegno dello studioso. L'ottimismo con cui possiamo guardare alla vicenda umana è l'ottimismo della redenzione, cioè della croce e della resurrezione. Una grande folla di credenti e non credenti partecipa ai suoi funerali e fa scalpore persino tra gli assassini di Bachelet la preghiera del figlio Giovanni. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Per stessa ammissione dei brigatisti, questa orazione, come pure scoprire i semi di bene gettati con mite tenacia da Vittorio Bachelet nel corso della sua vita, cominciarono a segnare la sconfitta del loro movimento. A 35 anni dalla morte, il seme piantato da Vittorio Bachelet sta ancora germogliando. Dal punto di vista civile, politico, resta la lezione del servitore dello Stato, del laico cristiano che non usa mai la fede come strumento di potere, di dominio della società, ma che in virtù della fede si mette al servizio di tutta l'umanità, di tutta la società, e lo fa sempre con grande fedeltà ai valori, ma sempre con grande rispetto delle persone alle quali, nei confronti delle quali svolge il proprio servizio fino al dono della vita.
Non si vince l'egoismo mostruoso che stronca la vita se non con un supplemento d'amore, se non contrapponendo la capacità di dare la vita per il sostegno e la difesa degli inermi, degli innocenti, di chi vive in una insostenibile situazione di ingiustizia.